Una nuova conquista per il Marrelli Hospital per quanto riguarda la chirurgia sull'obesità. Sì, è una conquista perché la chirurgia dell'obesità fa parte della chirurgia generale, comunque sia. In questa regione sicuramente saremo tra i primi centri che farà parte del centro di eccellenza. Ovviamente questo aiuta molto per frenare la migrazione passiva. Il centro di eccellenza viene concesso dalla Società Italiana di Chirurgia dell'Obesità in base ai requisiti. Noi abbiamo tutti i requisiti per esserlo. In Italia ci sono una quindicina di centri di eccellenza, ci fa piacere far parte di questi centri di eccellenza, abbiamo i titoli e le carte in regola per esserci. È stata sottoscritta anche, dobbiamo dire, un protocollo è stato sottoscritto. Sì, stiamo completando la formalità, i requisiti ce l'abbiamo, perciò nulla dovrebbe essere frenato. Lei ha già più volte risposto alle mie domande per quanto riguarda la chirurgia sull'obesità, non è un intervento che si fa con grande tranquillità o in realtà oggi si fa con tranquillità? Sicuramente la chirurgia dell'obesità è una chirurgia delicata perché prima di tutto l'obeso ha una massa corporea enorme, farlo, il gold standard è fare l'intervento in laparoscopia. Ovviamente lo specialista deve avere una esperienza laparoscopica avanzata, altrimenti non è alla portata di tutti, richiede un tempo lungo, però se viene fatto da persone competenti è uno degli interventi che dà soddisfazione soprattutto al paziente, che toglie il problema non solo di obesità ma allontana tutti i rischi annessi, connessi, tipo le problematiche cardiologiche, vascolari, respiratorie ed anche articolari, per non dimenticare la parte finale, la parte metabolica, perché la chirurgia dell'obesità non serve solo per buttare via il peso in eccesso, ma anche cura ai problematiche metaboliche, cioè il diabete, soprattutto il diabete di tipo 2 può essere curato con la chirurgia bariatrica. Sono aumentate le richieste di questi interventi tenendo conto che il meridione fa parte, ecco, secondo alcuni dati nel meridione ci sono molte persone obese. È ovvio, la percentuale delle persone obese al meridione è più alta rispetto al nord, ma non solo questo, è più alta nel sesso femminile che non nel sesso maschile, perciò avere un centro qui in Calabria sicuramente è un valore aggiunto.